12 giri per quanto riguarda la Mini Academy. Anche qui sono state grandi sorprese, massima attenzione perché lì davanti Davide Guano, Alessandro Grandi e Nicola Genisi non se le manderanno di certo a dire, pronti a battersi fino all'ultimo in questa giornata di gara qui a Precinicco. Gara 1 con la vittoria di Davide Guano, che ha conquistato anche la pole in occasione delle qualifiche. Gara 1, Grandi e Genisi hanno occupato i restanti gradini del podio. Vedremo come andrà in questa seconda sfida con Alessandro Grandi davanti a Davide Guano, Nicola Genisi. Dunque massima attenzione, c'è subito l'attacco da parte di Davide Guano che prova a riserirsi in prima posizione ai danni di Alessandro Grandi, occhio anche a Nicolò Genisi, lotta a tre davvero stellare tra i leader di questa sfida. Fino a questo momento sono in 8 davanti, davvero avvincente questa prima parte con 2 su tutti che sono riusciti a prendere il largo. E sono il numero 38 Alessandro Grandi e il numero 76 Nicolò Genisi. Il largo si fa per dire perché alle loro spalle non molla nessuno, a partire da Davide Buono, numero 77, che vuole a tutti i costi tornare su quel gradino più alto del podio che ha conquistato in gara 1. Prima posizione per Alessandro Grandi, seguito da Nicolò Genisi e da Davide Buono. Luigi Cartellone quarto posto, Carolini quinto, Nannini sesto, tutti vicinissimi. Altro tentativo di sorpasso, dopo il rettilineo iniziale diventa giottissima l'occasione, l'errore di Nicolò Genisi che lascia strada, poi va nella sabbia e per poco non perde contatto con gli avversari, rimane comunque in posizione davanti, però ha guadagnato qualche metro rassicurante per il momento per guadagnare un po' d'ossigeno. Alessandro Grandi alle sue spalle, Davide Buono e Nicolò Genisi. Grandi, Buono, Celiti, Zarpellon, Carolini, Rosina, Nannini, Vanzetto, Bernardi, Daminato, Zarpellon. I primi 5 in un secondo e 3 sono vicinissimi, non c'è spazio per alcuna esitazione. Lì davanti tiene Davide Buono che sta cercando di allungare sul resto del gruppo, ma posizioni di testa che continuano a cambiare, a modificarsi, mentre i Delfini sono in posa sul podio. Davvero straordinaria la loro prestazione, l'auspicio che diventino i futuri Rocchi. Davide Buono davanti ha superato Alessandro Grandi da qualche curva e prova ad accelerare per guadagnare un po' di spazio e soprattutto conquistare la prima posizione in questa gara 2 della Mini Academy. Va Davide Buono, Alessandro Grandi secondo posto, Nicolò Genisi in terza posizione, poi Luigi Terpellon quinto, Michael Rosina. E attenzione il contatto e l'uscita di pista di Alessandro Grandi che non è riuscito a resistere all'assalto piuttosto deciso di Davide Buono e quindi cambia nuovamente la situazione in testa alla classifica di questa Mini Academy, con il primo posto di Davide Buono davanti a Nicolò Genisi, costretto a recuperare, a ripartire dalla terz'ultimo posto Alessandro Grandi.
Buono davanti a tutti con 475 millesimi di vantaggio su Nicola Genisi e un secondo e 140 su Luigi Tarpellon, poi quarto posto Alessandro Carenini, quinto Michael Rosina, sesto Matteo Nannini. Davanti prova ad allungare allora Davide Buono. Numero 77 che ha approfittato del testa coda sulla terra. Numero 38 Alessandro Grandi, costretto agli straordinari ora per recuperare qualche posizione e incrementare il proprio bottino di punti in questa gara 2 della categoria Mini Academy. Buono Genisi Tarpellon, per Buono che mette a segno il 55.996 che è anche il miglior tempo in assoluto fino ad ora. Cresce, si avvicina al secondo il vantaggio di Davide Buono su Nicola Genisi, era di 894 millesimi al passaggio precedente. Attenzione in terza posizione Carenini ad insidiare Luigi Tarpellon, vediamo poi il passaggio con Luigi Tarpellon in terza posizione. Carenini prova ad affiancarlo all'interno, poi cambia strategia, si sposta dall'altra parte, davanti Davide Buono. Siamo nel corso dell'ottavo giro. Davide Buono, Nicolò Genisi, prima e seconda posizione, poi alle loro spalle un quartetto di piloti davvero agguerrito. In terza posizione con il numero 46 Luigi Tarpellon, poi Alessandro Carenini con l'11 e a seguire Michael Rosina numero 119 e Matteo Nannini. Sono loro a battagliare per le posizioni che vanno dalla terza alla sesta, mentre Davide Buono non ha problemi ad insistere premendo sull'acceleratore per portare a casa un altro passaggio in testa con Alessandro Carenini in quarta posizione. Occhio al suo ottimo passaggio Buono Genisi, poi con il numero 46 torna Luigi Tarpellon. Che risponde a tono agli attacchi di Alessandro Carenini, anche lui però non molla e si rifà vedere nuovamente in situazione pericolosa. Il numero 46 Tarpellon, poi Carenini, Rosina e Nannini, quartetto in lotta per la terza posizione. Ha guadagnato qualche fine di vantaggio Luigi Tarpellon, vediamo se potrà bastare. Intanto Buono va verso il nono passaggio in testa a seguire Genisi e poi a bagarre tra Tarpellon e Carenini, con Carenini che prova a soffiare all'interno così come Michael Rosina che in qualche modo cerca di inserirsi tra i due contendenti. Ancora Buono, ancora Genisi in prima e seconda posizione, mentre nella zona del podio stiamo procedendo con la premiazione dei Delfini in contemporanea con la gara in corso in questo momento. I Delfini, ovvero Sofia Necchi, Davide Caraccio, Ettore Crapantano, Stefano Campardo, Tommaso Rinaldini, Leonardo Zanotti, Tommaso Sava, Leonardo Sava, Tommaso Tisarò, Valentino Gambarotto, Sasha Bindi, Diego Paladigna, Nicolas Bevilacqua, Nadal Herak, Flavio Mastrolorito e Giovanni Trentin. Questi i Delfini della Champion Kart e si godono le loro premiazioni. In pista invece a godere per il momento Davide Buono, Nicola Genisi e Alessandro Carenini, che è balzato in terza posizione in un susseguirsi di emozioni. Quarto posto per Luigi Tarpellon.
con Carenini, numero 11 a caccia dell'allungo decisivo per il podio, davanti invece a Praterie, libere Davide Buono che continua ad abbassare il miglior tempo 55.744. Alle sue spalle anche Nicolò Genisi può andare con una certa tranquillità, dietro invece si lotta Alessandro Carenini, numero 11, quando mancano ancora due giri. Buono Genisi, Carenini, un Carenini che sembra aver ora messo un divario un tantino più rassicurante, ma nemmeno troppo. Ultimo giro per Davide Buono, ultimo giro anche per Nicolò Genisi e per Carenini, Zarbellone, Nannini, Rosina. Rosina che ha superato ed è salito in quinta posizione, tutto ancora incertissimo per la terza posizione. Seguiamo Carenini, numero 11, Zarpellone numero 46, poi ci provano anche Rosina e Giovanni Zarpellone. Buono, Genisi, Carenini, il passaggio di Davide Buono alla bandiera a scacchi, ancora una curva per lui, Buono che va ad esultare, vittoria in questa gara 2 per quanto riguarda la categoria Mini Academy, secondo posto per Nicolò Genisi, terzo posto per Alessandro Carenini e poi a seguire Luigi Zarpellone, Giovanni Zarpellone, Michael Rosina e via tutti gli altri. Ora è il momento della categoria Academy. Nel frattempo, visto che ci sono le premiazioni dei Delfini, la colonna sonora è inevitabilmente quella di We Are the Champion. Gara 2 Mini Academy, Davide Vuano, primo posto, raccontaci un po' questa gara che ti ha permesso di conquistare la prima vittoria insomma in questa Champion Kart. È stata una gara che mi ha dato buone dritte. E sono contento perché io insieme alla mia squadra abbiamo fatto dei buoni risultati e siamo contenti tutti. Ecco, tu fino ad ora non avevi mai vinto, no. In questi giorni di prove anche qui a Precenicco, su cos'è che ti sei concentrato anche nella guida? C'erano dei punti deboli che hai migliorato in queste settimane e che oggi sei riuscito a risolvere? No, è andato tutto bene, sì, era tutto a posto e siamo riusciti a fare dei buoni risultati. Bene, primo posto quindi per Davide Buono, andiamo al secondo posto invece di Nicolò Genisi, tuo compagno di squadra, importante anche per te Nicolò, che a Cervia, insomma, dopo le due vittorie di Ala, a Cervia aveva avuto qualche problema, invece questo secondo posto, insomma, ti ridà punti in classifica importanti? Sì, mi dà punti, però dovrò continuare a fare buoni risultati per salire in classifica e vincere il campionato. Ecco, importante per voi del De Bull aver messo fuori dal podio i due Zarpellone che erano primi in classifica e che quindi adesso... Sì, abbiamo fatto tre gare consecutive con primo e secondo De Bull e siamo tutta la squadra contenta. E anche in Academy Jacopo è andato bene. Perfetto, grazie mille. E adesso andiamo a Alessandro Carenini. Allora Alessandro, terzo posto per te. Peraltro hai dovuto faticare non poco con Luigi Zarpellone per tenerlo dietro. Insomma, fino alla fine ti ha provato a infastidire. Raccontaci un po' questo duello. Beh, è stato molto difficile perché mi dava sempre colpi o se no mi sorpassava e non riuscivo a stargli tanto dietro. Però con degli errori sono riuscito a stargli dietro e superarlo alla fine. Ecco, tu hai affrontato le prime tre tappe. Qui a Precenicco non era andata benissimo gara 2 in occasione della prima. No, non tanto. È stato squalificato purtroppo per sottopeso. E quindi insomma oggi il bilancio è positivo oppure volevi qualcosina di più? Questo terzo posto poteva essere un primo? No, mi va bene anche il terzo posto, che al posto di arrivare ultimo preferirei anche arrivare terzo, se no. Ok, perfetto, grazie.